Buonasera, buonasera a tutti. Cioè, buonasera a chi si sta collegando. Io diciamo che terrei questi minuti così per non dire nulla, ma farlo con un po' di manierismo in attesa che qualcuno cominci piano piano a collegarsi. Parliamo di tanti argomenti questa sera, però parleremo certamente con un pochettino più di profondità di quanto non sia successo nei giorni precedenti, dell'aspetto, lo chiamerei sanitario, dell'aspetto farmacologico legato alla ricerca sul virus, sul Covid-19, perché è collegato con noi un importantissimo imprenditore italiano, si chiama Sergio Dompé, per capirci Oki, piuttosto che tanti altri prodotti da banco, ma anche una grande storia nella ricerca, ricerca molto importante che gli ha consentito negli anni di sviluppare su alcune malattie rare, i cosiddetti farmaci legati, adesso poi c'è un termine che non ricordo, ma per un lapsus, ma sulle malattie rare è uno degli imprenditori che maggiormente si sono mossi con cura e attenzione. Eccolo! Eccolo! Benissimo, ciao Sergio, come stai? Sei in ufficio, vedo. Molto bene. Sbaglio? E certo, noi lavoriamo al 100%, anzi al 110, al 120. Lo dovete fare soprattutto voi, come poche altre categorie, devo dire, in questi giorni. Purtroppo non sento benissimo. Cercherò di parlare scandendo bene le parole, però forse gli auricolari potrebbero aiutarti. Se qualcuno dei tuoi è in grado di darti un auricolare, magari quelli come questi, vedi, senza fili, potresti forse... Pronto? Adesso ti vedo di nuovo, perso completamente. Eccoci. No, dicevo che se qualcuno dei tuoi ti vuole dare un auricolare tipo questo, forse mi senti meglio. Io proverò a parlare forte, magari questo ti aiuta. Ma io ti sento bene. Ah, ok, ho capito di no. No, prima non ti sentivo per la linea, non per parlare. Ok, perfetto. Come stai innanzitutto? Come va? Bene. Vista da Milano, da dentro e dal tuo osservatorio particolare, come sta andando questa quarantena? Ci sono dei buoni segnali che non bisogna sopravvalutare, però io sono abbastanza convinto che questa settimana assisteremo anche a un inizio del calo delle persone che purtroppo perdono la vita. E questa è la cosa più importante di tutti, oltre a quello della riduzione dell'incremento che l'abbiamo già visto. A breve mi aspetto che ci sia una flessione della curva, quindi sono convinto che ci potrà essere nel giro anche lì di una decina di giorni una flessione della curva e spero fortemente che nel giro di 6-8 settimane avremo anche una serie di protocolli terapeutici per seguire i pazienti che, anche se magari non risolveranno tutti i casi, ma avranno sicuramente il merito di poterne indirizzare parecchi, e unitamente al fatto che le terapie intensive non saranno più completamente a tappo e quindi non ci troveremo più nella situazione morale, psicologica, drammatica di dover fare delle scelte tra chi ci permettiamo di curare e chi no. Quando saranno curati tutti, già psicologicamente è molto diversa la situazione e daremo a ognuno la possibilità di essere realmente curato. Con queste caratteristiche io penso che incominceremo anche a pensare lentamente a un ritorno verso una pseudo-normalità che sicuramente non sarà tale ancora per un buon periodo. Invece riguardo questo elemento non sono così ottimista, perché sono convinto che noi avremo la necessità di tenere alta la guardia per parecchio tempo e quindi cercheremo di far ripartire tutte le attività del paese, perché non possiamo permetterci
neppure di non avere più il posto di lavoro. Quindi è importantissimo che quando possibile si ritorni al lavoro nelle imprese, si ritorni alla normalità, però con tutta una serie di protezioni e di precauzioni. Ecco, cambierà moltissimo il modo di vivere l'azienda, immagino. Già tanto è cambiato, però anche nella ripresa alcune abitudini, diciamo, resteranno, secondo te, oppure no? Non si ritornerà? Sì, per un periodo di tempo non breve, io penso che istintivamente, al di là di quello che la normativa giustamente prevederà e al di là di quello che ci consiglieranno gli esperti del settore, ci sarà un'inclinazione naturale in ognuno di noi a evitare quello che ormai coniughiamo come una problematica potenziale, che è il contatto umano ravvicinato. Allora, prima di entrare su tante tematiche che toccano sia l'ambito ovviamente della cura, il vaccino, non possiamo non farti domande di questo tipo ovviamente. Volevo fare, al di là del fatto che tu hai ricevuto una laurea ad honorem dall'Università di Bologna, quindi è giusto, sì. Insieme a Mandela, c'è una lista di persone che hanno ricevuto la laurea, credo anche Madre Teresa di Calcutta, cioè ci sono dei nomi straordinari, ecco. Guardate che lì c'è la serie A, B, C, D, sei ancora giovane, quindi potresti anche, come dire, dedicare la tua vita alla santità. Però è interessante, perché la motivazione, la ragione della tua laurea, aiutami a ricordarla, è legata a uno dei temi che comunque vorrei assolutamente toccare, e cioè l'aspetto della tecnologia, dell'innovazione e della farmacia, che si riuniscono mai come in questo periodo, diventando un fatto di grande attualità, per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile problemi che la ricerca di laboratorio invece ha l'attitudine a risolvere con protocolli un pochettino più lunghi. Dico bene? Io ti direi che ho avuto l'onore dall'Università di Bologna di ricevere presente ai tempi il ministro della ricerca scientifica Luigi Berlinguer, che è una persona che ha un passato di ricerca molto intenso e importante a Siena, soprattutto, non solo a Siena. Io sono stato il primo laureato in Italia in biotecnologia, perché quando mi hanno dato la laurea honoris causa, i corsi erano partiti da poco, non c'era ancora nessun laureato, e quindi diciamo posso fregiare senza tema, ecco, del titolo, diciamo, di primo dottore honoris causa in biotecnologia in Italia. Anche se, come mi dice mia figlia Rosiana, bravo, così sono capaci tutti senza studiare. Prova a studiare, che sarà. Non è che non funziona così la laurea d'onore, nel senso che bisogna aver fatto qualcosa di più che studiare semplicemente per potersela meritare. Ecco, rispetto invece proprio a questo aspetto che la tecnologia, e so che tu hai recentemente, la Dompé è finita sui giornali per questo, diciamo, premio, di cui non è giusto chiamarlo premio, però perché l'Unione Europea ha finanziato una ricerca che riguarda, esatto, che riguarda uno dei progetti che attengono. È semplicemente un programma di finanziamento per uno sforzo importante che va comunque nella direzione che tu dicevi, di mettere a disposizione una straordinaria capacità di calcolo. Quindi noi ci siamo correlati con il centro di Barcellona e con Bologna, con Cideca a Bologna, ecco. Perché a Barcellona e a Bologna ci sono i due calcolatori più potenti che ci sono in Europa, che riescono a fare un numero di calcoli per secondo incredibile, parliamo di centinaia di miliardi di operazioni al secondo. Questo ci ha consentito di sviluppare una piattaforma che ha bisogno di grandissima capacità di calcolo, che
la nostra ricerca, personalmente il capo della nostra ricerca, Marcello Legretti, già parecchi anni fa sosteneva fosse una necessità del mondo scientifico, perché dice arriveranno le pandemie e ci trovano completamente impreparati. Ah, un po' che ne parlate, vedi allora. Certo, l'aveva già testato su Zika, per darti un'idea, sì. Perché la piattaforma era già rodata. Quando c'è stato l'arrivo di questa pandemia è stato uno dei rari casi in cui non siamo noi andati a cercare il finanziamento, ma il finanziamento che è venuto a cercare noi. Dall'Unione Europea ci hanno chiesto di applicare per diventare non solo, diciamo, autori di un lavoro utile per noi stessi, ma per cercare di renderne dotta tutta la comunità. E in questo spirito noi abbiamo allargato il numero dei centri, oltre al Cineca, il Politecnico di Milano e la Statale di Milano, che sono i partner storici nostri in questa avventura che è partita parecchi mesi fa. Noi abbiamo dato il via a tutte le attività circa un anno fa, per darti un'idea, poco meno di un anno fa, e abbiamo allargato a altri centri molto importanti che ci sono in Europa, in altri 6 paesi, quindi con l'Italia sono 7 paesi in tutti, il Fraunhofer, solo per darti un nome blasonato della ricerca, l'Uranio, a altri centri che ognuno per la propria competenza hanno cercato di rappresentare quello che è il compendio migliore e più integrato per gestire un progetto di ricerca ad alta complessità e ad altissima necessità di calcolo come questo che noi stiamo semplicemente coordinando. Ma tecnicamente di quanto abbrevia i tempi? Cioè, diciamo, parlando del vaccino per il Covid, per capirci, l'elaborazione di un algoritmo superpotente come quello di cui parlavi potrebbe accorciare l'aspettativa, diciamo, per arrivare poi a un vaccino di quanto tempo in proporzione? Non so se è una domanda fattibile, però te la faccio lo stesso perché... Allora, più sul farmaco che sul vaccino, spiego perché. Il farmaco noi abbiamo la possibilità di processare decine e decine di migliaia di molecole per note e ancora in via di sviluppo, quindi non solo molecole che sono già oggetto, sì, di farmaco, ma anche quelle che non lo sono ancora, per vedere quale di questo risponde meglio all'interazione con i recettori, diciamo, di questo virus che, sì, hai la necessità di trovare il modo di bloccare o comunque il modo in cui si aggancia con la cellula, capisco bene? Perfettamente, si aggancia, non solo perché una volta agganciato poi devi riuscire a essere realmente coerente con la tua mission di inibirgli l'attività negativa. Certo. Col vaccino è più semplice da un certo punto di vista e più complesso da un altro, perché col vaccino tu sai immediatamente come fare a interagire e il problema vai su una specificità molto molto più stretta, dove la capacità di calcolo è importante, ma forse un filino meno di quella. Yeah. Tu mi hai chiesto una risposta nei tempi, noi facciamo una compressione del tempo anche del 90-95% del tempo, quindi una compressione molto importante. Facciamo in poche settimane quello che facevi prima in molti mesi, però attenzione, dell'attività prodromica al testing sui pazienti, okay, della ricerca. E c'è anche da dire questo, perché non so, ragazzi e ragazze che ti seguono, ci seguono, quanto siano familiari con questo, ma purtroppo in medicina esiste ancora oggi un gap, una differenza importante tra la teoria e la pratica. Quindi se noi avessimo la capacità di risolvere le malattie lavorando sulle in silico, quindi sostanzialmente con le ricerche non sul in vivo, diciamo, ecco, avremmo già risolto l'80%, forse di più, delle malattie che ci sono oggi. Perché non è successo? Perché c'è ancora una distanza importante tra la teoria e la pratica. Quindi la sperimentazione animale
nello solo fine, diciamo, di essere prodromica al testing sulle persone, quindi avere almeno la possibilità di testare il minimo indispensabile in maniera non invasiva, ma diciamo per vedere cosa questa sostanza fa sul vivente. E poi la cosa più importante, quella più ovviamente l'unica che ha poi vero valore, di farlo direttamente con i pazienti. Prima si inizia con i volontari sani, poi dai volontari sani, sempre con accessi a tutta la documentazione e autorizzazioni che vengono dalle autorità centrali, quindi in Europa l'EMA, che è l'agenzia per il farmaco, sì, negli Stati Uniti la Food and Drug Administration e via così, tu hai la possibilità di fare ogni volta un passo più avanti. Quindi prima lo provi su volontari sani, poi dopo che l'hai provato su volontari sani hai un piccolo lavoro clinico, un numero ridotto di pazienti, ne testi l'efficacia, se la cosa funziona porti i tuoi dati, vai avanti nella costruzione del dossier e poi fai un altro lavoro clinico più importante, poi un altro più largo ancora dove vai su numeri importanti per testare tutte le possibili interazioni del farmaco anche con altre terapie, vedere come rispondono i pazienti, e con altre patologie, le sottopopolazioni degli anziani, l'età pediatrica, se naturalmente il farmaco propone soluzioni a patologie che sono proprie anche della... Ecco, questo è un aspetto particolarmente importante, perché alcuni sostengono che da un punto di vista proprio sociale, non tanto economico, dove si spera si possa almeno da un punto di vista appunto produttivo ripartire in tempi ragionevolmente come dire, ristretti, ovviamente. Però da un punto di vista sociale c'è chi sostiene che la nostra vita non sarà più la stessa, almeno fino al giorno in cui non arriverà questo vaccino o questa medicina. Quindi c'è chi dice 12, c'è chi dice 18 mesi, quello che hai raccontato, al di là dell'accelerazione che gli algoritmi possono dare nella fase iniziale, però fa intendere, se capisco bene, che comunque del tempo ce ne vorrà, dobbiamo in qualche misura purgarci, ecco. Allora, sì, perché quello è il quadro, diciamo, più coerente e concreto che abbiamo davanti. Devo dire che questa pandemia sta offrendo una prova di straordinaria vitalità da parte di tutto il sistema. Oggi, in questo momento, ci sono già in testing una circa 25 vaccini e almeno una quarantina, ma poi sono sicuro che nel giro di poco saranno di più, di farmaci. E mentre prima il tempo per arrivare al paziente era rigidamente lungo e controllato in questa catena che prevedeva solo piccoli passi per non esporre il potenziale paziente a effetti collaterali indesiderati che non si conoscevano ancora. Con questa nuova situazione è chiaro che, avendo davanti i pazienti che hanno un bisogno disperato di avere qualcosa, ci sono risposte incredibili. Nella piattaforma che ti ho prima definito, con cui stiamo lavorando, non ti ho menzionato che tutte le settimane noi facciamo un meeting con l'Agenzia Europea del Farmaco, che normalmente tu vedevi ogni 4-5 mesi. Oggi, su tutti i progetti attivi, noi tutte le settimane diamo conto di quello che abbiamo fatto e chiediamo le autorizzazioni per andare avanti, che ci vengono date entro 24 ore. La nostra AIFA, che normalmente faceva una riunione tecnica ogni 15 giorni per la valutazione dei farmaci nuovi, ha cambiato completamente di necessità le proprie regole, fanno una riunione al giorno, compresi i sabati e le domeniche,
e rispondono in 48-72 ore dopo le valutazioni interne, quindi incluso il tempo per le valutazioni interne. Io devo dire che in questo momento c'è una parte non secondaria del paese che mi rende orgoglioso di essere italiano, e quando vedo quei giovani e meno giovani che si danno da fare con una generosità incredibile per andare a lavorare nelle mense, per i servizi di pulizia, per arrivare poi naturalmente agli infermieri, a quelli che movimentano i pazienti, ai medici, ovviamente, certo, che stanno facendo un lavoro straordinario. Vorrei dire che sul loro esempio molti altri, ognuno ovviamente nel proprio ambito, nel proprio piccolo qualche volta, però c'è un effetto trascinamento a livello del sistema paese incredibile, meraviglioso. Noi stessi, in questo momento noi stiamo lavorando 7 giorni su 7, i sabati e le domeniche sono giorni di lavoro al 100%. Per darti un'idea, noi dovevamo preparare un protocollo per un farmaco che doveva essere testato e normalmente ci mettevamo 3 mesi, ci abbiamo messo 2 giorni. E le autorità ce ne metteranno 3 o 4 per darci il responso. Una è un testing che può essere attuato in una settimana al posto dei 6-7 mesi normali che avrebbe richiesto. Ecco, che speranze abbiamo di vedere un vaccino italiano diventare la risposta magari nazionale, non necessariamente globale, visto che prima parlavi di diversi vaccini e diverse... Cioè, noi riusciremo come paese, come sistema, a trovare da soli la via d'uscita a tutto questo, e chi sono quelli meglio avvantaggiati? Poi volevo entrare invece sui medicinali, quelli più tattici. Noi siamo quelli che hanno più possibilità di chiunque a dare la risposta del vaccino. Anche per via per merito dei pazienti, immagino. Per merito di un gruppo di lavoro straordinario capitanato da un italiano che ha vinto il premio, diciamo, dall'ufficio brevetti europeo come il premio alla carriera, che viene considerato un Oscar sostanzialmente in altri mondi, penso al cinema. Ecco, si chiama Rino Rappuoli ed era responsabile della Sclavo, poi è diventato responsabile della Novartis Vaccini e adesso della GSK. La cosa bella è che ha un gruppo di lavoro talmente forte, talmente valido, che dall'Italia, da Siena, quindi più Italia di così è difficile immaginarsela, lui riesce a guidare tutta la ricerca mondiale di GSK, che è un'azienda internazionale basata principalmente a Londra, ma presente in tutto il mondo, e abbiamo l'orgoglio di dire che è un italiano che lavora per un'azienda internazionale, e sono i più avanzati che ci sono al mondo. Poi chiaramente non è detto che siano necessariamente loro a portare la soluzione per primi, però sicuramente sulla carta sono quelli che hanno le credenziali maggiori per riuscire a... Questo è molto bello, perché ovviamente contribuisce ad un racconto che sta costruendo la storia del nostro paese. Cioè, hai la sensazione da qualche parte che le classi dirigenti, oltre che la cultura del nostro popolo, tutta assieme, si stia vaccinando ed evolvendo in senso proprio prettamente culturale? Cioè, è pensabile sperare che la nostra classe dirigente sarà migliore domani? Allora, non per scelta, perché onestamente, insieme a questo che vedo in positivo, vedo ancora tanta confusione, tanta inadeguatezza, e a tutti i livelli, non voglio, certo, salvare nessuno. Senza fare nomi. Imprenditoriale, ecco, persone che non si rendono conto che questo è un cambiamento epocale, che non si tornerà come prima e che richiede un cambio di mentalità velocissimo sulla necessità di qualcosa di così importante, di così devastante come in questo momento stiamo subendo questo virus. Quindi io ti dico no per scelta, no perché molti non ce la faranno e forse non ci stanno neanche provando,
però per la regola della sopravvivenza, e quindi per una regola anche lì di selezione naturale, chi non lo fa non sopravviverà. E ce ne sono purtroppo molti, da amministratori pubblici a imprenditori, a persone che si culano ancora nei presunti diritti del loro contratto, ecco, che sono convinti di riuscire a tornare alla situazione di prima, e mi spiace disilludermi, ma personalmente penso proprio che non sarà così. Tra le cose che dicevi prima, e collegandomi a quella che hai appena detto adesso, c'è un altro fattore che mi interesserebbe commentare con te, che è un po' un altro, come dire, un'altra grande novità, e cioè questa, diciamo che questa mondializzazione, globalizzazione, che ha fatto capire che siamo tutti insieme, no? Che un virus non conosce confini, quindi, però dall'altra parte coincide anche con un sistema di collaborazione. So che ci sono scambi di informazione mai sperimentati prima, anche immagino soprattutto all'interno dell'industria farmaceutica. Mi confermi che è così? Sì. Cioè, collaborano? 100%. A parte che, questo devo dire, una delle caratteristiche del mondo delle biotecnologie, che è quello che ricordavamo prima, è uno slogan che dice collaborare per competere, competere per collaborare, perché se tu sei solo non hai chance, certo, di riuscire di arrivare da nessuna parte, vista la complessità dell'argomento. Del problema che vi siete dati come industria, certo. Anche qui non di scelta, no, ma hai le scelte quando hai delle opzioni. Esatto. Qua non ci sono opzioni, cioè no. O fai la scelta lì o rimani, certo, diciamo, a casa tua e non combini nulla. Devo dire che su questa emergenza tutta l'industria, tutto il mondo sta collaborando con grandissima generosità, come a Solombarda. Faccio parte, diciamo, sono il vicepresidente delegato, diciamo, alla industria della salute, e quindi contribuisco a dare una mano anche ad altre aziende che non siano solo quelle della farmaceutica. Beh, un caso tra tutti, la Medtronic, che è un'azienda leader nel mercato per molte cose, tra cui anche i famosi respiratori, si è resa disponibile e sta trainando altre aziende per fare pezzi che sono in un certo senso anche in competizione con loro stessi, sapendo che in questo momento c'è la necessità di incrementare la produzione. Vedi aziende farmaceutiche che danno in uso compassionevole i propri farmaci per vedere, certo, se si può riuscire a dare una mano, e tanti altri, un nome per tutti, la Ferrari, che nel mio cuore, che si è messa a fare le mascherine, così come la General Motors, ecco, sta cercando di produrre i respiratori. Ecco, sono tra l'altro momenti, sì, no, momenti fondanti. E dal mio punto di vista, se vuoi, quello che spero ci lascerà questo momento è un ritorno un po' alle radici di quello che è realmente importante nella nostra vita, cioè molte sovrastrutture in questo momento che ognuno di noi ha, non vuole, certo, essere, certo, non è. Anche quando parlo penso a me stesso come esempio anche negativo, no? Ma tante cose che ti sembravano importanti e che poi scopri che le cose realmente importanti nella vita sono poche. Allora, devo dirti che prima di questa diretta parlavo con il professor Bergami, che è il dean della Bologna Business School, che ha voluto far nascere questi 40 talk, no? L'opportunità di questi dialoghi, e mi raccontava che oggi ha fatto la più bella assemblea degli azionisti della sua vita. Parlo ovviamente degli azionisti della Bologna Business School, e tra questi ovviamente c'è anche Ferrari, e il capo del personale della Ferrari si è presentato in questa riunione, che ovviamente conta tantissimi azionisti, con la tuta della Ferrari, quindi con questo orgoglio di cui stavi parlando e con questa forza potente che gli uomini ritrovano nei momenti, ed è brutto purtroppo che ci sia bisogno di questi shock terribili per capirlo quanto ogni tanto sappiamo essere grandi e profondi, e poi bisogna capire per quanto tempo riusciremo a ricordarcelo. Però la stessa cosa che stai dicendo tu, me la raccontava
poco prima della diretta anche il professor Bergami, quindi vuol dire che è davvero qualcosa che sta accadendo. Io penso che se noi non abbiamo la capacità di cogliere l'esempio che tantissime persone super umili stanno dando in tutto il paese, sacrificandosi, andando a portare il cibo a chi non se lo può permettere, andando ad aiutare. Noi abbiamo richiesto medici e infermieri e ci è arrivata una risposta non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, moltiplicato 50 per le esigenze che avevano, tutti disponibili, lo stesso spirito che c'è stato quando c'è stata la famosa inondazione di Firenze. Ecco, io lo sto vivendo ed è qualcosa di bellissimo. Se noi che siamo presunti classe dirigente, ecco, non abbiamo la capacità di imparare queste lezioni che riceviamo, beh, non c'è neanche più presunta. Certo. Ritorno velocemente prima di entrare in tematiche più di cronaca, spicciola, però mi piace molto avere un tuo punto di vista anche su quello. Le varie medicine, tra virgolette, sperimentali, non parlo dei vaccini adesso, ma proprio di queste medicine, c'è chi ha parlato di quella giapponese, no? C'è stato qualche settimana fa sui giornali. Ma esiste qualcosa di vero? Come vanno lette? Perché siamo in un mondo di fake news tale per cui non sappiamo più neanche, al di là della confusione che viene dall'alto, dalle istituzioni, spesso non sappiamo neanche come orientarci. Che cosa c'è da sapere o da valutare? Allora, voi non dovete per nessun motivo credere alle notizie che voi sulla salute ricevete da organizzazioni che non sono professionalizzate a fare questo. Allora c'è la Food and Drug Administration, quindi credete a quello che dice l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che speravamo di avere in Italia, invece. Sì, la famosa che abbiamo perso in Olanda. L'AIFA, la nostra agenzia, rende pubbliche tutte le informazioni. Quando non trovate notizie su quella determinata sostanza in una di queste tre fonti, è una cosa che non esiste ancora. Allora, in questo state attenti, perché l'entusiasmo di chi fa il mio lavoro e di chi è magari convinto in buona fede di avere delle soluzioni può portare a degli errori incredibili e a delle false attese. Ricordiamoci in Italia casi come quello del Di Bella, dove la gente intorno a lui probabilmente non aveva lo stesso spirito, ma lui probabilmente è anche una persona in buona fede che ci credeva. Peccato che abbiamo speso tempo, attese, cause di tutti i tipi per una cosa che non funzionava. E come ci può essere il caso suo, ci può essere il caso mio, ci possono essere il caso di tanti altri. Quindi credete solo alle autorità. In questo momento non siamo in condizione, perché quando uno ha bisogno siamo così fragili e abbiamo così voglia di credere a qualcosa che ci appassioniamo a una tesi senza avere gli elementi per poter avere un benché minimo giudizio, se non siete competenti naturalmente come scienze sull'argomento. Siamo? È tornata la linea, scusami, c'è stata una pausa. È stata una piccola interruzione di linea, sì. No, mi hai fatto venire in mente che sulla psicologia della truffa sarebbe bello intervistare, per parlare di fake news, qualcuno che su questa psicologia ha costruito, facendo il truffatore, una carriera, perché in effetti la breccia che noi dobbiamo chiudere nel nostro modo di percepire la realtà è data dal bisogno ogni tanto, soprattutto quando stiamo male, di credere nelle cose, no? E questo è un passaggio molto interessante, che scusami se mi permetto di sottolineare, di ripetere, ma che vale la pena però ogni tanto, no, come dire, ripetere. Hai ragione, e ti racconto un aneddoto che mi è successo parecchi anni fa. Avevamo un farmaco
molto complesso, con degli effetti collaterali molto importanti, che proprio per questo era stato autorizzato soltanto in una piccola indicazione rara. E ho trovato una persona che a tutti i costi, tramite conoscenze, mi ha chiamato e ho parlato al telefono direttamente con lui. Il farmaco era molto costoso e questo lo voleva al 100%. E io gli ho detto, guarda, onestamente non ci sono i presupposti scientifici. Se io le dovessi dare il farmaco per quel tipo di indicazione, ecco, avrei sulla coscienza di aver perpetrato una truffa, perché non può funzionare. E non è etico che nessuno lo provi, perché manca proprio il presupposto scientifico. Avevamo tutti gli approfondimenti. Quindi io credo un atteggiamento coerente. È stata la volta che mi sono preso più insulti in vita mia, perché era convinto che io non glielo volessi dare chissà per quale strano motivo, o volevo, ecco, mandarlo a mercato nero, no? Su queste cose la nascono così le teorie del complotto. Proprio tu hai dato un esempio plastico individuale di quello che poi a livello sistemico e di gruppo poi diventa, come dire, ecco. A proposito di complotti, questo è un gancio perfetto. Ovviamente non posso non chiedertelo, vista anche la tua posizione, diciamo, non dico politica, però certamente a Lombarda, in Confindustria, e la tua visibilità da un punto di vista istituzionale, non posso non chiederti se hai voglia di fare un commento sulla situazione e quella dialettica che adesso, per esempio, tra i sindaci della Lombardia e la regione stessa si sta aprendo, perché almeno personalmente sono rimasto un po' spaesato, al di là di chi ha ragione e chi ha torto, non ho neanche voglia di saperlo in questo preciso momento, però noto un po' di confusione istituzionale, ecco. Che cosa... Hai riassunto benissimo la mia risposta, te la sei già data tu, condivido al 100% il tuo pensiero, e mi hai fatto la domanda e c'era dentro la domanda, c'era anche la risposta. Allora, ho fatto una brutta domanda allora, perché non ti ho consentito di darmi una risposta. Senti, detto le stesse cose dicendo, poi concludendo, non mi interessa neanche. Poi, come sempre, probabilmente tutti e due hanno un pezzo di ragione, ma non è così in questo momento che si esce. E fino adesso sono rimasto anche dispiaciuto, perché fino adesso invece ho visto una bella collaborazione anche tra esponenti di partiti diversi. Poi noi in Lombardia e a Milano abbiamo comunque una storia di continuità. Devo dire che puoi avere le simpatie nei confronti di A o di B, però mediamente poi la qualità, il sistema, della risposta, sì, che viene data dal sistema è sempre piuttosto buona. Allora, io ti sto cercando di collegarmi su WhatsApp nel frattempo, mi perdonerai, perché ho visto che c'è una domanda che il professor Bergami voleva farti, e sì, quindi non vorrei perdere il problema. Eccolo qua, si è ricollegato, abbi pazienza. Allora, eccomi qua, chiede, la leggo così spudoratamente: abbiamo visto un'ondata di filantropia da parte di imprese e di imprenditori, importante distinguere, dice tra parentesi. Cosa resterà dopo questo momento emozionale, passata la paura? Torna tutto come prima? Riuscirà l'Italia a far crescere, a fare una crescita culturale di questo settore in cui serve professionalità, organizzazione e trasparenza? Il vero filantropo non cerca visibilità, ma vuole realizzare progetti. Io intervengo su questa domanda che sto leggendo, conoscendo Sergio Dompè e sapendo quanta generosità. Sergio, lo dico anche così, per chi non lo sapesse, dimostra, a prescindere da questa fase, tutti i giorni della sua vita, visto che ho il privilegio di poterti considerare un amico. Quindi, fatta questa premessa, se hai voglia di rispondere al professore. No, grazie per la premessa salvifica, poi non sono così di cuore, sai, buono, tra virgolette, come tu mi hai dipinto, ecco. Ma al di là di questo, il problema è correttamente posto. C'è da dire anche che noi siamo in un paese che ha grandi ricchezze in termini di attività, grande
capacità di resistenza, grande fantasia, ma mediamente poca massa critica delle imprese. Le imprese veramente importanti, grosse, ce n'è un numero molto inferiore in proporzione ad altri paesi, così anche gli imprenditori. Le nostre aziende hanno sempre più una vocazione internazionale, ma non sono tutte realmente internazionalizzate e hanno una sottocapitalizzazione importante. Quindi questo momento grave, che comunque, anche se ti porta a riscoprire valori, ma sotto il punto di vista economico è un disastro per tutti, usciremo comunque con un paese, con degli imprenditori e delle imprese per rimanere, che mediamente avranno perso percentuali non insignificanti del loro valore. Quindi faccio fatica a pensare che cambierà qualcosa al di là di una maggiore sensibilità delle varie persone, che se però poi si va a scontrare con una situazione di fatto in cui è una società che è sottocapitalizzata in un paese che è fortemente indebitato, insomma, è meglio essere prudenti e non aumentare e non incrementare troppo le aspettative. Un'altra domanda che arriva da Andrea Pontremoli, che tra l'altro la prossima settimana prenderà a staffetta il mio posto nel continuare queste conversazioni. Chiede, secondo Sergio, la farmaceutica italiana sta crescendo così forte a livello internazionale e se questa pandemia accentuerà questo fenomeno oppure no? Quindi un ragionamento più di sistema. Allora, Andrea è un amico e lui e l'ingegner Dallara sono l'esempio della generosità silenziosa che tu prima davi come modello. E devo dire che hanno fatto un lavoro con la loro scuola interna, fatta tutta con fonti private, tra le altre cose, dell'ingegnere Dallara, che non ha eguali da altre parti del mondo, tant'è vero che l'abbiamo esportata anche nell'Indiana, sempre per merito, diciamo, della Dallara. La risposta è che noi abbiamo avuto come settore il demerito importante a tutti i livelli di esserci lasciati sfuggire dalle mani in momenti di crisi non troppo lontani, parlo degli anni 70, i maggiori gioielli che noi avevamo della farmaceutica italiana, parlo di nomi come l'EPT, Farmitalia, Carlo Erba, Sclavo, che purtroppo, diciamo, non hanno più avuto un imprenditore italiano al comando. Si diceva che l'industria farmaceutica era completamente persa e avevano ragione, se non che per merito di una strana alchimia dovuta alla presenza di maestranze particolarmente competenti nel nostro lavoro, di aziende bravissime nel produrre macchine per il confezionamento dei farmaci e non solo dei farmaci, un'ottima industria cosiddetta fine chemicals, quelli che producevano i principi attivi per le imprese farmaceutiche prima che arrivassero massicciamente i cinesi su quell'argomento, e per il fatto che molte multinazionali, cui dobbiamo stima e riconoscenza, avevano qui uno dei punti più importanti della loro produzione mondiale, il nostro paese è passato in 25, ormai quasi 30 anni, da un miserrimo 17-18% di export, quindi ogni 100 pezzi 17-18 andavano all'estero e il resto era per il mercato interno. Oggi siamo intorno tra il 70 e il 72, quindi oggi su 100 pezzi che vengono prodotti in Italia, più di 70 vengono destinati all'export. Abbiamo ancora la mancanza di gruppi sotto il punto di vista tecnico, scientifico, organizzativo, abili a scalare internazionalmente, anche se alcune aziende italiane negli ultimi 10 anni hanno fatto un lavoro straordinario, aziende come Chiesi, aziende come Menarini,
come ricordate, ce ne sono altri che hanno fatto veramente un ottimo lavoro, e dietro ci sono un gruppo, c'è un gruppo di una decina di aziende, forse anche 12-15, che sta crescendo molto molto bene. Allora, la risposta a due facce: in termini relativi sono convinto che stiamo facendo un lavoro eccezionale e ci svilupperemo moltissimo, compresa l'azienda che rappresento, che sta facendo un grande lavoro soprattutto negli Stati Uniti. A livello di sistema, nella sua interezza, eravamo molto marginali prima, oggi siamo meno marginali, però non posso dire che siamo forti. Ecco, prima del tuo ingresso, diciamo, in diretta, ho parlato proprio delle tue operation negli Stati Uniti e di una bandiera italiana straordinaria, dove tu hai già da anni iniziato a investire come ricercatore, no? per fare ricerca, che è quel progetto che la Montalcini ha iniziato, aiutami a continuare il discorso perché forse lo racconti meglio tu, e che ha portato oggi finalmente, proprio grazie alla Dompé, a un farmaco che sta facendo un breakthrough dentro il mercato americano. Ed è bello sapere che c'è un'unione italiana che tu hai finanziato come ricerca e che... Ecco, hai detto la cosa giusta, ma hai spostato completamente il baricentro. Ecco, il 99% del merito, non a caso ha preso anche un premio Nobel per questo, è stata una grandissima Rita Levi, una donna di un'eleganza, di una classe, anche, diciamo, sotto il punto di vista del pensiero, della capacità dialettica, del modo con cui mi telefonava per garantirsi che avessi capito quello che mi stava dicendo, perché insisteva molto che dovevo lavorare con le sue ragazze, come lei le chiamava, che erano delle ricercatrici, non sempre ragazze sotto il punto di vista anagrafico, ma bravissime, che stavano facendo un lavoro straordinario. Noi abbiamo avuto semplicemente il merito di avere tradotto in soluzione terapeutica quella che era stata la sua grandissima scoperta. Dopodiché, che le valse il Nobel, appunto. Merito, sì, ce l'abbiamo noi perché ci hanno provato in tanti altri, non c'era riuscito nessuno, e oggi siamo gli unici che nel mondo commercializzano il suo nerve growth factor. E proprio per dirti come qualche volta il destino abbia dei fil rouge che decide, Rita Levi Montalcini, la bellezza del 1993, quindi sto parlando veramente di parecchi anni fa, ecco, ha inaugurato l'unico stabilimento in vita sua, che è il nostro stabilimento dell'Aquila, insieme dell'Aquila, al Presidente della Repubblica, e ha inaugurato l'unico stabilimento da cui sarebbe uscito 25 anni dopo, più o meno, il suo nerve growth factor. Ma fantastico. E visto che abbiamo parlato all'inizio di tempi di ricerca, di come questi siano comunque quelli necessari per fare un buon lavoro e che non bisogna credere alle false speranze, ti faccio la domanda, cioè questo farmaco quanto ha impiegato per entrare sul mercato dal giorno in cui ha iniziato ad aprire per la prima volta un dossier? Allora, tanto sotto il punto di vista, se tu pensi, la scoperta di Rita Levi Montalcini ha quasi 50 anni. Quindi, sì. Diciamo, no, parlo del giorno in cui la Dompé Farmaceutici ha iniziato. Da quando noi abbiamo preso in mano il lavoro di Francesco Sinigaglia, che è il ricercatore, l'imprenditore che per primo ha avuto questa idea con Anabasis, anzi che è una persona a cui eccezionale, straordinaria, cui mando un pensiero affettuoso perché è stato colpito da una malattia rara, molto invalidante, che l'ha costretto, diciamo, in una situazione di difficoltà su una carrozzella, nonostante questo lavora ancora, e quindi anche qui grande parte del merito è suo. Da quando noi l'abbiamo preso dalle sue mani, abbiamo fatto tutto, perché abbiamo dovuto
creare il centro di competenze, abbiamo dovuto creare il centro di produzione, abbiamo dovuto fare completamente tutto il dossier, i lavori scientifici, tutto. Ci abbiamo messo straordinariamente poco, perché parliamo di meno di 8 anni, che per fare una cosa pochissima. No, però ci tenevo sapevo più o meno che i tempi erano abbastanza lunghi rispetto alla percezione, diciamo, delle persone che non sono specializzate o che non conoscono bene la vostra industria, però questo significa ancora di più, a fortiori, che se riusciamo in 12-18 mesi a trovare un vaccino per il Covid-19, stiamo parlando di qualcosa di straordinario. Sergio, grazie mille, sono mille le domande che avrei voluto farti. So però che appunto stai lavorando e ti ringrazio di cuore per tutto quello che ci hai raccontato, anche a nome del professor Bergami e di tutta la Bologna Business School che ci ha seguito durante questa telefonia. Grazie a te, Bologna, e all'Alma Mater che mi ha fatto un dono che vale una vita. Grazie, un abbraccio. Grazie a tutti.